Io studio, faccio il quinto anno di alberghiero. Che fate durante il giorno? Usciamo, stiamo al bar, una diretta, in giro in moto, in macchina, così. Poi passiamo i pomeriggi. Vorresti fare il cuoco? Sì e no. Cioè? Ma tanto poi ce l'ho un diploma, un pezzo di carta. Che vorresti fare da grande? I soldi. Se passano i giorni facciamo i soldi. Questi sono invidiosi che ci guardano male. Perché sono gelosi, passano i giorni, facciamo i soldi. Questi sono invidiosi, che ci guardano male. Perché sono gelosi, passano i giorni, facciamo i soldi. Perché sono gelosi, così grossi. Questi lì come fa tutto quello che ti va alla fine. Cioè, stai libero con i soldi, una macchina te la compri. Puoi andare a Dubai, dove fai? Puoi andare in America. Io ho fatto le scuole qui a Colleferro 4 anni, ho imparato diciamo le basi per il mio mestiere. Io oggi sono un barbiere, gestisco una barberia a Frascati. Purtroppo i ragazzi in provincia non c'hanno chissà quanto, non c'hanno gli stessi servizi, le stesse opportunità, gli stessi svaghi che c'hanno magari i ragazzi che abitano al centro. Lavoro. Che lavoro fai? Carrozziere. Niente di niente. Ho finito scuola e non lavoro. Come te lo immagini il futuro che vorresti fare? Attività da miliardario. Cioè? A stare sull'isola, diciamo, un miliardario, senza fare niente tutto il giorno. Le vite senza fare cazzo, capito come c'è? È una cosa che vorrei. Che vorresti? Tu. Io? Sì. No, poi? E basta. E basta. C'è miliardario, che cazzo ti manca? I soldi fanno la felicità. Perché? Immaginate, cioè, tutti i soldi del mondo, giusto? Sì. Chiami e la gente deve apportare le cose, tu non fai un cazzo, rimane proprio sul divano. No. Cioè. Sì, no, ma tutto si fa. Bello, no? Quindi niente, tutto qua. Come si sta qua a Colleferro? Dopo il fatto di Willy, Colleferro ormai non è più la stessa città. Bisogna stare sempre con mille occhi, devi avere gli occhi anche dietro. Perciò bisogna stare sempre attenti e farsi sempre i cavoli propri. Devi portare rispetto perché... Ma portare rispetto a chi? Portare rispetto al prossimo. Anche perché trovi quello che... E magari purtroppo ci prendi la sveglia. La violenza viene usata principalmente per credersi grossi davanti agli altri. Farsi belli nel senso... Che bello, ho menato uno. E là ti portano tutti così. Portano tutti rispetto dopo. La maggior parte delle volte... Non si sanno difendere con le mani, no? Perciò magari io litigo con lui, dico... Guarda fra, aspetta un attimo qua. E magari 2 secondi dopo te li ritrovi col ferro puntato in testa. Buonasera e buonasera a Daniele Mencarelli, scrittore, in libreria con Fame d'Aria. Ne abbiamo già parlato in questa trasmissione, grazie. Ma io stasera ti chiedo di aiutarmi a fare una delle cose più complicate, cioè parlare dei giovani italiani, possibilmente in modo non retorico e non moralistico. Simone Carolei è stato a Colleferro, sono 20.000 abitanti, 20 chilometri da Roma, è un posto qualsiasi, in un tempo qualsiasi, ma potrebbe essere un pezzo qualunque del nostro paese. E sono quei luoghi dove la grande città vicina al centro, certo. E dove i ragazzi vogliono scappare o fallire. Allora, la prima cosa che ti chiedo è, ma quello che abbiamo visto... È una fotografia reale, verosimile? Beh, io direi di sì. Direi che in qualche maniera cristallizza, ferma tanta provincia italiana che si assomiglia. In fondo quello che abbiamo visto è la replica di certi modelli a livello musicale, a livello video, digitale. Diciamo sono dei modelli che loro inseguono e che hanno totalmente bypassato l'idea del denaro come... obiettivo del fare, ma del denaro per il denaro, cioè questo culto proprio per l'oggetto, questo oggetto che viene appunto divinizzato. Diciamo che in certe zone poi resiste, malgrado ormai si viva in questa epoca digitale che ha annullato il concetto d'ombelico del mondo, di ombelichi,
rimane questo rancore verso i grandi centri, come remore che vivono attaccate allo squalo, stanno addosso, ma si sentono comunque in qualche maniera sempre secondi rispetto agli abitanti delle città, quando ormai appunto i centri non esistono più. E tra l'altro lì si trovano anche le eccellenze, io direi le scuole primarie, le scuole secondarie a Colleferro, c'è una biblioteca, la biblioteca Roberto Morandi, che fa un lavoro straordinario. Però anche tanto abbandono le istituzioni, la dimenticanza nostra, noi andiamo certo lì solo quando c'è un caso di cronaca nera. E io ho una grande fortuna aver visto quasi 70.000 ragazzi dal vivo e aver attraversato tante province italiane. Ecco, questa parola, questo sentimento, l'abbandono, attraversare intere zone che una volta erano industriali, ad alta densità industriale, e che oggi sono in uno stato di totale abbandono, Colleferro, Alatria, Nagni. Io cito Pomezia, vivo ai Castelli Romani, e la strada che porta dai Castelli Romani verso il mare, che attraversa Pomezia, è una strada che sembra uscita da uno scenario post-apocalittico, distopico, con questi migliaia e migliaia di metri quadri di cemento abbandonati, ripresi dalla natura. E la provincia vive tante forme d'abbandono, e questi ragazzi ovviamente aderiscono sempre più a modelli distanti dalla realtà, perché la loro realtà è una realtà fatta d'abbandono, spesso anche brutta, nel senso più terribile umano del termine, e aderiscono a questi modelli che sono o una via di fuga o una via di fallimento, a seconda dei punti di vista. E poi c'è la violenza, l'abbiamo sentito, estraggo il ferro così mi portano rispetto, perché in quella zona in pochi anni ci sono stati 3 delitti efferati che sono tenuti uniti dal fatto che sia le vittime che gli assassini erano giovani. Emanuele Morganti, 20 anni, fu massacrato ad Alatri tra il 25 e 26 marzo 2017, quindi esattamente 6 anni fa. Willy Monteiro Duarte, 21 anni, è stato ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020. Thomas Bricca, 19 anni, è stato ucciso a Alatri 2 mesi fa, il 30 gennaio. Sentiamo cosa dice la sorella di Emanuele, Melissa Morganti. Mio fratello il 24 marzo del 2017 esce di casa per trascorrere un paio d'ore con gli amici e la fidanzata. Non tornerà mai più a casa, perché verrà aggredito da un gruppo di 10 o 15 persone all'esterno del locale in cui stavano trascorrendo la serata, senza alcun motivo. Dopo 2 giorni di agonia in ospedale non ce l'ha fatta ed è morto, quindi il 26 marzo del 2017, a 20 anni compiuti da meno di un mese, Emanuele ci ha lasciato. Dopo 5 anni dalla morte di mio fratello, con dinamiche più o meno simili, senza un perché, all'improvviso in una piazza dove c'erano tante persone, l'ennesima tragedia annunciata. La cosa che mi ha sconcertato è che la popolazione ha accettato di buon grado. Cioè, Thomas si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. No, ragazzi, no, perché credo che alle 8 di sera un ragazzo di 18 anni che sta con un gruppo d'amici seduto su una panchina in piazza, non credo che si trovi nel posto sbagliato. Quale doveva essere il posto giusto? No, ragazzi, la cosa sbagliata è che possano circolare 2 altri ragazzi in grado di reperire una pistola così facilmente e sparare all'impazzata. Potevano colpire non solo Thomas, una mamma, una donna incinta, un bambino che giocava. La tragedia poteva essere abnorme, più enorme, ancora più grande di quella che è accaduta. Mio fratello, o Thomas, nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Ci potevo essere io, ci potevi essere tu, ci potevano essere tutti, chiunque. Proprio in virtù di questo pensiero del posto sbagliato al momento sbagliato, e finché si pensa in questa maniera, ci saranno tanti altri Emanuele, tanti altri Thomas, ma permettimi di dirti tanti altri Willy, Nicolò, e potremmo farne una lista.
Nel posto sbagliato al momento sbagliato, e anche per quelle famiglie è la tragedia che non finirà mai, ma è anche una metafora trovarsi nel posto sbagliato per questi ragazzi. Sì, assolutamente sì, mi verrebbe da dire che in alcuni luoghi è più facile e accade più, in maniera più frequente di trovarsi al posto sbagliato. A me quello che colpisce del servizio è vedere questo sfondo verde, questa natura apparentemente benigna, contro una storia e una sorella così disperata che ha perso un fratello in modo così insensato, assolutamente ingiustificato. Quello che fa paura di queste province, di questi luoghi, è che appunto la violenza spesso esplode non attraverso meccanismi criminali, ma attraverso semplicemente un esercizio della noia che produce questa violenza da affermazione del proprio io rispetto a un ambiente che sostanzialmente si odia, in fondo poi è questo. E vediamo un altro ragazzo, si chiama Maxime, ha 21 anni e vive a Roma. Sono un ventenne, fanno danni, aspetta, questi sono 20 anni, fai davvero, poi ritorni e poi ripensa a quei danni, non ci penso, ho tipo l'altra sera a San Lorenzo, un altro drink solo per sentirmi il king, oh mio Dio, vedo la pischella che esce dal mio cellulare, stile The Ring, ah, 20 anni, no, non ci ripenso, aspetta, vedi, non ci soffro, no, non ci capisco, no, vedi che intuisco, aspetta, 20 anni, ma sono troppo piccolo, troppo grande, aspetta, no, vedi che impazzisco, fine, Candy. Ho iniziato ad avvicinarmi alla musica quando stavo al secondo terzo liceo, ero in classe e mi ricordo ancora che avevo trovato questa app sul cellulare e durante l'ora di matematica ho iniziato a mettermi tutto, a fare tutti i beat. La musica è la cosa principale per me. Perché? È il modo migliore in cui, che ho per esprimermi. Cosa sono i 20 anni a Roma? A 20 anni arrivi che dici ok, c'ho solo 20 anni però c'ho già 20 anni, non so come spiegarlo, ma arrivo a 20 anni e dico ok, posso fare tutto quanto, ma allo stesso tempo non ho abbastanza esperienza per fare tutto quanto. Cioè, quindi ti ritrovi tipo, che sono troppo grande o troppo piccolo, che devo fare? C'è stata tipo una challenge che devi tirare un pugno in faccia a un tizio, voglio dire, ma che cavolo di problemi puoi avere? Scusa, cos'è una challenge? Una challenge è praticamente una sfida che va su internet, no? Ci stanno varie challenge che si fanno e fra queste ce ne stava una che, in cui un tizio sconosciuto doveva prendere, scendere e tirare un pugno a un tizio in mezzo alla strada e andarsene, random. E è una delle cose più stupide che dici, ma perché? E poi se ci pensi bene, perché? Perché dopo tanto tempo sanno, mostri dentro, non sanno come buttarsi fuori le cose. Il modo più facile è la violenza, non si ha supporto e cose così, quindi vedi che si fanno molti pischelli o vanno a fare ste cazzate. Posso dire cazzate? Ok. E vanno a fare ste cazzate, quindi dici, bra, no, che mostri c'hai dentro, bra, buttali fuori tutti, devi riuscire a liberarti, ecco. Daniele, i mostri dentro, il mondo degli adulti non li riconosce, sembrano irriconoscibili questi ragazzi, ma invece non sarà che loro vivono estremizzati tutto quello che gli arriva dal mondo degli adulti, la competizione sfrenata, la divisione, il fare soldi per fare soldi. Ma infatti il grande problema è un rovesciamento di punto di vista, il problema non è dei ragazzi, il problema è di chi gli ha offerto questi valori e questo mondo al presente. E è interessante di questo ragazzo meraviglioso, perché io poi quando sento comunque la mia radice, il mio dialetto parlato da altri colori, mi emoziono sempre. Ma è bello e significativo in fondo dire a 20 anni che cosa sono. Forse sono già troppo vecchio, forse sono ancora troppo giovane, ma è anche l'età terribile in cui, se ci si vuole sentire vecchi, se ci si vuole sentire arrivati in senso definitivo, in senso ovviamente maligno, è quell'età che ti ci fa sentire. E invece ecco, quello che possiamo dire è avete una passione e sfidatevi dentro questa passione. Ha parlato di beat, di musica, e ritorniamo ai modelli. Che cosa c'è nella musica che proponeva? Quanta distorsione c'è già dentro quello che gli viene proposto e che loro vivono, come dici giustamente te, amplificandolo, moltiplicandolo nella loro vita? Dopo la strage di Cutro hai scritto: forse dovremmo fare un gesto, diventare improduttivi per un giorno, per una settimana, per un mese. Io credo che Cutro sia, spero,
uno spartiacque, ma nel momento in cui lo dico c'è una parte di me che in fondo dice che non sarà così, aspetteremo la prossima tragedia. Io credo che occorra da parte del mondo civile, della cultura, un momento in cui fermarsi, un momento in cui, quando accadono queste cose, noi abbiamo un mare che è diventato un cimitero, e fermarsi e aderire a questa proposta di inattività, di immobilità, perché altrimenti continuerà all'infinito e questo non è possibile. Oggi è anche l'anniversario delle Fosse Ardeatine, la Premier Meloni ha detto 335 innocenti massacrati solo perché italiani, cosa ne pensi? Ma c'è chi si può anche dividere un capello in quattro, si diceva una volta, nel senso una divisione, in un giorno così occorrerebbe unire sempre e comunque, invece a me sembra che trovino sempre il pretesto per dividere. E anche l'utilizzo, mi viene in mente che ha fatto delle parole del Papa subito dopo Cutro, e è stato un utilizzo secondo me così un po' improvvido. E a me è venuto in mente Giuseppe Cordero di Montezemolo, comandante del fronte militare clandestino, militare italiano, martire delle Fosse Ardeatine. Io non posso che resistere e durare, lo farò per quanto umanamente possibile. Grazie Daniele Mencarelli e buonasera.